Questo video è una brevissima introduzione al Color Management. Vediamo a cosa serve e come si imposta in DaVinci Resolve. Prima di tutto un accenno a cosa significa spazio colore. Questa sorta di zoccolo è il diagramma di cromaticità 1931, rappresenta l'insieme di tutti i colori visibili dall'occhio umano, che è poi una piccolissima porzione dello spettro luminoso. Questo triangolo è invece il gamut Rec. 709, ossia lo spazio colore abitualmente utilizzato sia dai display sui quali facciamo color, sia da quelli che poi utilizziamo per guardare contenuti video, dal cellulare ai televisori. Questo triangolo giallo infine è il Blackmagic Design White Gamut, lo spazio colore utilizzato dalle camere Blackmagic con scienza colore di quarta e quinta generazione. Per fare un altro esempio, questo è lo spazio colore Arri White Gamut e questo è il Red Color 2. Evidentemente lo spazio colore utilizzato dalle camere per creare immagini è di gran lunga superiore al gamut Rec. 709 ed è per questo che i file log sui nostri monitor appaiono quasi desaturati. In fase di color è quindi necessario prima di tutto riportare le immagini a un sano livello di contrasto e di saturazione. Questo può essere fatto in due modi, con metodologia Display Referred, ossia a occhio, affidandosi a quello che ci mostra il nostro monitor di riferimento, oppure con metodologia Scene Referred, ossia affidandosi a dei modelli matematici per tradurre ciò che la camera ha catturato in ciò che il nostro monitor può riprodurre. Questo secondo metodo è quello utilizzato dal Color Management. I due sistemi di Color Management disponibili in Resolve sono ACES e DaVinci YRGB. Questi due protocolli sono stati sviluppati allo scopo di standardizzare tra le varie camere, display, proiettori e software un unico metodo per tradurre colori da uno spazio all'altro. Questo ovviamente in collaborazione con i produttori delle camere stesse che hanno fornito le specifiche tecniche per realizzare la trasformazione. In questo video vi introduco alla gestione colore DaVinci, ma gli stessi principi possono essere facilmente applicati al modello ACES. Passiamo alla pratica. Questa è un'immagine acquisita in Blackmagic Film Generazione 5, chiaramente ci appare flat. Lavorandolo a occhio, aiutandosi ovviamente con i video assist, waveform, vetroscopio, istogrammi, quello che ci serve, possiamo portarla nel giro di qualche nodo alla normalizzazione e conferirle un look. E questo è un modo di procedere. In alternativa, si può affidare al color management tutta la parte di color relativa alla normalizzazione. Vediamo come. Andiamo in Project Settings, scegliamo DaVinci YRGB Color Managed. Togliamo la spunta da Automatic Color Management, scegliamo Custom e non ci spaventiamo. È tutto semplice e intuitivo. Input Color Space, ossia qual è lo spazio colore in ingresso, qual è lo spazio colore del mio girato. Come abbiamo detto, Blackmagic Film Generazione 5. Quale spazio colore voglio ora per la mia timeline, ossia in che spazio colore voglio lavorare il mio file. Ovviamente non ha senso a questo punto spostarsi in un gamut più piccolo di quello del nostro file di origine. Quindi possiamo ripetere Blackmagic Film Generazione 5 o spostarci nello spazio ancora più grande come il DaVinci White Gamut, che è un gamut enorme studiato apposta per il lavoro di color. Infine, come output scelgo il proposto Rec. 709 Gamma 2.4, perché queste sono le specifiche del mio e, come detto, della maggior parte dei monitor. Basta, tutto il resto lo potete ignorare. L'unica voce alla quale vi invito a fare attenzione è questa: Use Color Space Aware Grading Tools. Con questa selezione dite al programma di adattare i suoi strumenti, ove possibile, allo spazio colore che state utilizzando, così che rispondano ai vostri comandi nel modo migliore. Per fare un esempio, le curve sono space aware, le wheels dei primaries no. Ora vediamo cosa accade all'immagine quando faccio save. Normalizzata. Ah, ovviamente Camera Raw entra in funzione prima del color management, ma col color management attivo non permette di modificare né gamma né spazio colore. A questo punto si può passare a conferire un look all'immagine. Eccolo qua in timeline. Questo metodo di lavoro ricalca per certi versi quanto accade lavorando in pellicola. Il sensore della camera è il negativo, il color management è lo sviluppo e il look costruito nella scrivania nodi timeline, che quindi si applica a tutte le clip in timeline, è la pellicola scelta per la stampa. A livello clip, quindi tra sviluppo e stampa, si possono poi apportare le modifiche individuali shot by shot, che in questo modo, se il girato è omogeneo, potrebbero anche limitarsi a piccole correzioni di bilanciamento, di esposizione e eventuali maschere. Il discorso sul color management sarebbe molto più ampio. Ci sono modi che in realtà tendo a preferire per organizzare la gestione del colore a livello timeline, gruppo o persino clip, anziché a livello progetto. Modi che tra l'altro è indispensabile conoscere per lavorare con materiale proveniente da più camere di diverso tipo.
Per un primo sguardo, per iniziare a familiarizzare col color management in DaVinci Resolve, però mi pare che questa sia una trattazione sufficiente. Quindi buon grading e a presto!